Allora, buonasera e benvenuti a tutti ufficialmente. Questo secondo webinar è promosso dalla sede di studi cognitivi di San Benedetto del Tronto. Non so chi tra di voi ci ha seguito già il 30 novembre, in cui abbiamo dato, ecco, un primo appuntamento webinar sulla psicologia dell'invecchiamento e sull'anziano. Oggi appunto andremo invece a trattare, mentre diciamo, il webinar precedente ha avuto per oggetto l'invecchiamento sano e gli interventi di promozione che possono essere messi in atto appunto nell'invecchiamento, oggi invece abbiamo proposto un tema più clinico relativo alla depressione dell'anziano, appunto una sfida diagnostica e di promozione del benessere. Io sono Shore Roberta, sono una psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia dell'invecchiamento, ecco, didatta presso studi cognitivi nella sede di San Benedetto del Tronto. Mi occupo quindi, da un punto di vista clinico e psicodiagnostico, di invecchiamento sano e di invecchiamento con patologie con particolare specificità nel contesto della demenza ed anche quindi poi di psicoterapia in tutto l'arco di vita e in misura particolare nell'anziano. Quello che da cui appunto assistiamo noi psicologi, ma in realtà anche chi nel mondo occidentale si occupa di invecchiamento, è che da diversi decenni si è assistito a un vero e proprio aging boom. Qui, come potete notare nella mia slide, vado a riportare dei dati molto recenti del 2018, dei dati rispetto alle statistiche di popolazione. Come potete notare, abbiamo recentemente, si parla soprattutto negli ultimi 3 decenni, una distribuzione della popolazione molto cambiata e molto invertita rispetto a quella che invece trovavamo nei decenni precedenti, con tanti anziani che oggi invecchiano nel mondo occidentale e quindi proprio con un'emergenza legata alla cura, al trattamento e alla gestione economico-sanitaria degli ultra-sessantenni, misura molto nuova rispetto a ciò che è accaduto diciamo, nei decenni precedenti. Questo quindi, come dire, ha portato tutte le discipline economiche e sociali ed anche la psicologia ad interessarsi di un fenomeno appunto quale quello dell'invecchiamento. È nata quindi la psicologia dell'invecchiamento, come già vi ho un po' spiegato il 30 di novembre, identificata come quella disciplina scientifica che va a studiare i cambiamenti comportamentali, sensoriali ed emotivi e di personalità in tutto l'arco di vita. Quindi un po' è come se all'inizio si sosteneva che, come dire, l'attenzione psicologica dovesse essere rivolta soltanto alla prima parte dell'arco di vita o all'età adulta, recentemente appunto si è invece iniziato a pensare come fosse importante rivolgere, diciamo, la nostra attenzione di scienziati e di clinici anche agli anziani. Quindi diciamo che c'è stato anche un cambio di prospettiva da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, quello cioè di vedere l'invecchiamento, di passare da una prospettiva di emergenza emergenziale, economica, ad una prospettiva di possibilità e quindi anche di possibilità clinica. È importante infatti andare a vedere come in realtà quando si invecchia, ma in realtà in tutto l'arco di vita, le persone vanno ad avere tutta una serie di influenze legate non solo alla genetica, alla biologia, alle vulnerabilità mediche molto acuite negli anziani, ma anche a tutta una serie di influenze anche legate alle caratteristiche personali, quindi alla personalità, alle caratteristiche legate, come vedete qui nella slide, alle malattie, agli incidenti, quindi agli accadimenti e poi ovviamente agli aspetti legati all'età, come notate qui, caratteristiche della salute, età relate. Quindi ovviamente gli aspetti dell'età e dello sviluppo risultano essere estremamente importanti, soprattutto nell'ultima parte dell'arco di vita. Ciò non toglie però che l'età o le malattie, così come proposto inizialmente dalla prospettiva organicista e medica, sono le uniche variabili determinanti. Come notate qui nell'immagine sull'azzurro, c'è tutta una serie di variabili che influenzano poi lo sviluppo della persona, in misura particolare le variabili ambientali. Qui ci facciamo rientrare anche gli aspetti legati ai possibili interventi e interventi clinici di cui vi parlerò oggi.
Quindi diciamo che si è passati da una psicologia dell'invecchiamento intesa come quella disciplina che studia che cosa accade quando si invecchia normalmente, cioè in assenza di patologie significative, ad una psicopatologia dell'invecchiamento, ossia da una disciplina che va a studiare quali sono i quadri psicopatologici peculiari in una determinata fascia di popolazione, in questo caso negli anziani. Quali sono quindi i disturbi che noi troviamo negli anziani? Troviamo disturbi demotigeni, quelli di cui appunto andremo a parlare oggi, ossia ansia, depressione, anche disturbi alimentari. Troviamo una sintomatologia psicotica, come i deliri, le allucinazioni, le dispercezioni, anche quando queste sono assenti in altri periodi della vita. Possono comparire da anziani. C'è appunto, ad esempio, tanta letteratura che ci dice come deliri e allucinazioni siano molto frequenti negli anziani in ospedalizzazione e in anziani, ad esempio, dopo delle rotture ortopediche o dopo che ci sono stati degli interventi da un punto di vista organicistico. Quindi misure nuove, quindi anche qui merita un trattamento a sé. E poi disturbi neurocognitivi, le demenze, di cui in parte abbiamo parlato nel webinar anche un po' precedente, di cui si parla tanto oggi perché c'è un'emergenza Alzheimer, c'è un'emergenza demenza, però ecco, questo per farvi un po' comprendere come ci sia una compagine di disturbi e nell'invecchiamento non c'è solo la demenza, ma ci sono tutta una serie di altri aspetti clinici che meritano assolutamente attenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2013 ci diceva come più del 20% di persone over 60 soffre di un disturbo mentale, riconducibile ad una di queste tre categorie appunto che vi ho qui esposto. Ho voluto sottolineare questo over 60 proprio perché normalmente anche nella cultura e nella socialità si crede appunto a pensare un po' anche per stereotipo che l'anziano è soltanto l'ottantenne magari con un disturbo fisico, magari con una disabilità. In realtà la psicologia dell'invecchiamento è davvero una disciplina ed è davvero, si rivolge ad una popolazione con caratteristiche di eterogeneità molto grandi, tant'è che in letteratura noi troviamo una stratificazione di età nell'invecchiamento, quindi parliamo di giovani vecchi, ad esempio tra i 65 e i 75 anni, di anziani tra i 65 e i 75 e di grandi vecchi dai nella fascia superiore per poi arrivare ai centenari. E sicuramente, come dire, l'attenzione del clinico deve essere molto peculiare a seconda appunto anche dell'età e della fascia di invecchiamento in cui si colloca la persona oppure il paziente. Quando oggi appunto abbiamo detto che avremmo parlato appunto di depressione, il manuale statistico diagnostico di disturbi mentali DSM-5 ci dice come la depressione, la sintomatologia depressiva possa essere ricondotta a tre categorie di sintomi. Un sintomo per un non addetto al lavoro che cos'è? È un segno. Qualcosa che noi possiamo notare anche già dall'esterno, quindi che nota la persona se è dotata di autoriflessività o qualcosa, un segno che è notabile dall'esterno e che noi possiamo andarlo a conoscere, a comprenderlo osservando la persona, comprendendone quella che è magari comportamenti diversi, comportamenti nuovi oppure comportamenti presenti precedentemente che prima non lo erano. Quindi questo mi rivolgo soprattutto ai familiari, poi dopo del paziente. E questi sintomi possono essere riconducibili nella sintomatologia depressiva, nell'anziano in realtà, ad ogni arco di vita, ad ogni fascia di vita, in sintomi psicologici riconducibili a un'emozione abnorme, cronica, di tristezza, di sensazione di vuoto, di irritabilità, di apatia, cioè io non do seguito a comportamenti da un punto di vista di motivazione, quindi c'è un ammutinamento da parte dell'anziano, una perdita di interesse rispetto a quelle attività, rispetto a quelle passioni che prima erano presenti, minor fiducia in se stessi e senso di colpa cronico, quindi quando magari si trovano a giustificare delle azioni. Ci sono dei segni fisiologici, quindi un'alterazione del ritmo sonno-veglia.
in primo colloquio, ecco, una cosa che noi clinici dobbiamo sempre chiedere è: ma com'è che lei dorme? Com'è la sua igiene del sonno? Oppure ha notato dei cambiamenti da quando ha iniziato a, oppure recentemente rispetto a prima? Quando si sveglia riposato, oppure fa fatica, ha necessità di riposare nel pomeriggio? Un'aumentata o diminuita necessità di alimentarsi, quindi un'iperfagia, un'ipofagia, un affaticamento, una perdita dell'energia. E poi abbiamo invece sintomi cognitivi, quindi non sintomi di demenza, ma sintomi cognitivi secondari o presenti all'interno di un quadro depressivo, come ad esempio il rallentamento, le difficoltà di concentrazione, la difficoltà di decision making, cioè di prendere una decisione o di andare a memorizzare apprendendo delle nuove informazioni, oppure andare a recuperare informazioni già precedentemente immagazzinate. Una cosa che mi preme dire, appunto, spiegando un po', argomentando questa slide, è che gran parte dei sintomi che noi troviamo all'interno della sintomatologia depressiva sono e possono essere riconducibili con un grado limitato anche al normale processo di invecchiamento. Cioè la nostra memoria, la nostra motivazione, anche il nostro modo di gestire e di rispondere appunto alle nostre emozioni, in un certo senso cambia con l'età. Ok, quindi è molto importante che un clinico, uno psicologo, uno psichiatra che si appoggia e che si approccia alla psicopatologia dell'invecchiamento abbia delle nozioni e sia ben formato rispetto a come cambiano questi aspetti nel corso della vita e quindi anche nell'invecchiamento, in modo tale da avere appunto degli strumenti per comprendere se quel cambiamento che nota, che i test gli dicono che ci sono stati, che i familiari raccontano, che lui stesso annota nel paziente, è sintomo di qualcosa che sta andando in un quadro clinico oppure può essere riconducibile a qualcosa legato all'invecchiamento fisiologico. Quindi il DSM-5 non riporta delle caratteristiche psicodiagnostiche specifiche per gli anziani, quindi qui vi ho riportato tutti quelli che sono le possibili etichette diagnostiche della depressione, senza appunto specifiche per l'anziano. Quello che mi sento di dire, che poi in realtà la letteratura rispetto all'invecchiamento cita, è che è molto difficile che noi troviamo un disturbo depressivo puro nell'anziano. Ciò che noi solitamente troviamo è una vecchia caratterizzazione psicodiagnostica che ormai è stata abbandonata da diverse edizioni del DSM, che è il disturbo ansioso depressivo. Ossia noi andiamo a avere quando vi è un disturbo dell'umore puro, quindi in assenza di ulteriore comorbilità da un punto di vista organico e medico, solitamente noi abbiamo un disturbo dell'umore secondario, comunque in concomitanza con degli aspetti ansiosi, con una patologia ansiosa. Molto, diciamo che se dovessimo utilizzare anche lì delle etichette diagnostiche, potrebbe essere riconducibile all'ipocondria o all'ansia generalizzata. Quindi sono degli anziani che iniziano in un determinato momento della vita ad avere timore, ad avere paura di tanti accadimenti o anche spesso anche della loro quotidianità, quindi da ciò che, come dire, rappresenta le loro scelte, le loro attività, e questo porta ad un ritiro motivazionale di energia che apatico, che influenza negativamente a loop il tono dell'umore e può dar vita appunto ad un aspetto di clinicità stabile e quindi ad un disturbo depressivo vero e proprio. Quindi quali sono però, quindi se il DSM non ci dà una specificità rispetto ad un'etichetta diagnostica negli anziani, possiamo però andare ad identificare delle peculiarità della depressione dell'anziano. Allora, sicuramente rispetto alle persone più giovani noi abbiamo una prevalenza della sintomatologia nell'area somatica, quindi troviamo tantissimi segni e sintomi riconducibili all'area somatica, alla parte fisiologica, quindi come che vi dicevo prima delle alterazioni nel sonno, troviamo delle alterazioni nell'alimentazione. Come vi sottolineavo, vi è una grande comorbilità con i disturbi d'ansia,
qui vi ho riportato delle percentuali di uno studio del 2015, come dice appunto che solitamente vi è un mix tra ansia e depressione con davvero molta frequenza appunto dell'ipocondria. Questi sono pazienti che solitamente arrivano alla nostra attenzione quando i familiari si preoccupano di un ritiro, di un calo apatico e poi facendo un buon assessment, una buona raccolta anamnestica, ci viene detto che questo cambiamento nella vita del paziente e dell'anziano è avvenuto in seguito ad un intervento medico, in seguito a una caduta, oppure in seguito anche a una serie di accertamenti che magari il medico di base propone e per cui l'anziano si è tanto spaventato e quindi ha iniziato a ritirarsi. Poi abbiamo, una presenza appunto di sintomi clinici non riconducibili ad un quadro diagnostico definito. Fare diagnosi, ecco perché anche il titolo è una sfida diagnostica, fare diagnosi e poi ci arriviamo nella valutazione, negli anziani è molto molto più complesso rispetto ai giovani. Un po' perché l'anziano culturalmente, da un punto di vista di colloquio, fa molto fatica ad esporsi con un estraneo, in quel caso nei clinici, quindi dobbiamo lavorare molto all'inizio sulla relazione. E un po' perché molte volte è difficile che ci arriva un anziano senza una comorbilità medica o organicistica, che in un certo senso influenza anche l'aspetto morale. E soprattutto la maggior parte degli anziani prendono dei farmaci e quindi ci sono anche, delle conseguenze a livello di effetti collaterali che possono influenzare poi anche la parte psichiatrica e la parte appunto morale e comportamentale. Come appunto vi dicevo precedentemente, vi è anche un quadro depressivo spesso secondario ad una patologia somatica che spesso è un po' come se fosse l'evento di onset di quella determinata patologia clinica. Quindi anziani che hanno avuto, ad esempio, negli uomini è molto frequente dopo l'infarto del miocardio iniziare ad avere una depressione secondaria, in concomitanza o dopo una neoplasia. Oppure anche ci sono tutta una serie di alterazioni metaboliche che sono strettamente correlate con la depressione in tutto l'arco di vita e in particolar modo negli anziani quando l'aspetto dei farmaci non riescono più a correggere al meglio queste alterazioni metaboliche. E poi c'è tutto il mondo delle disabilità acquisite, perché quando più andiamo avanti con l'età, tanto maggiore la possibilità di andare a perdere la propria autonomia in seguito a una caduta, oppure ci sono gli anziani terrorizzati dalla possibilità di cadere, oppure nell'invecchiamento anche normale noi abbiamo tutta una serie di difficoltà da un punto di vista cognitivo che portano piano piano l'anziano a ritirarsi perché non si sente più efficace nella memorizzazione, nell'organizzazione spaziale, nell'essere autonomo, ad esempio all'interno della propria città, nel farsi la spesa o nell'andare alle poste. Quindi, quella riduzione della propria abilità diventa un motore poi per lo sviluppo di una patologia rispetto al tono dell'umore. E poi esistono tutta una serie di fattori psicosociali, di accadimenti familiari, di accadimenti appunto nella vita della persona che possono diventare un po' di trigger che portano poi allo sviluppo di depressione. L'isolamento, il cambiamento nello status sociale. In misura particolare c'è tutta una letteratura che ci dice come il pensionamento sia legato poi allo sviluppo di una depressione clinica negli anni a seguire. Perché appunto è appassionato quindi di un intervento clinico rivolto ai giovani anziani, andrà leggendo un po', spulciando nei diversi manuali e negli articoli, come c'è una definizione nota come luna di miele, riferibile proprio al primo anno e mezzo in seguito al pensionamento. È come se la persona appunto ritirandosi dalla vita lavorativa, così come gli giovani sposi fanno durante la luna di miele, vedesse in maniera splendida, in maniera con emozioni molto di gioia, di felicità, quindi quasi come se si fosse tolto un peso dalla propria attività lavorativa, quindi godendosela un po' come si fa durante la luna di miele.
in realtà noi psicologi cognitivi sappiamo benissimo che se non c'è un reinvestimento in termini scopistici, cioè se io non mi do degli scopi nella mia vita, il mio sistema psichico non è orientato rispetto a questi scopi, andrò incontro ad un calo motivazionale che mi potrà portare anche poi allo sviluppo di una sintomatologia depressiva. Soprattutto questo accade negli uomini, ci dice la scienza, e soprattutto accade per quelle persone che hanno svolto nel corso della loro vita un lavoro che li definiva come da un punto di vista di ruolo sociale. Ad esempio, pensiamo magari, non so, a chi ha svolto il ruolo del carabiniere, o chi è stato un professore universitario, cioè chi il proprio lavoro era anche un modo per collocarsi in senso identitario all'interno della società e gli altri riconoscevano in lui questo aspetto legato al proprio ruolo. Quindi il momento della pensione è assolutamente un momento molto delicato nell'arco di vita delle persone. Poi c'è l'istituzionalizzazione, cioè l'ingresso dell'anziano all'interno di una struttura, ok? Quindi anche questo è un momento di eziopatogenesi per la depressione. La perdita del coniuge, le ricerche ci dicono soprattutto per gli uomini, quando gli uomini diventano vedovi in misura maggiore rispetto alle donne, oppure l'essere caregiver, cioè l'essere un anziano che si prende cura di un altro anziano, come può essere per il coniuge, oppure anche magari nel caso di figli disabili, quando magari un anziano diventa lui stesso che necessita appunto di accudimento e si trova ad accudire invece un figlio disabile. L'essere caregiver in assenza di reti sociali assolutamente è un trigger, un possibile trigger poi per un quadro depressivo. Quando appunto abbiamo pensato al titolo per oggi, abbiamo pensato appunto anche alla sfida psicodiagnostica, perché in realtà quello che accade nella depressione è che molte volte c'è per il clinico, davvero negli anziani c'è una sfida psicodiagnostica. Perché, come vi ho detto precedentemente, c'è tutta una sintomatologia cognitiva che noi troviamo secondaria alla depressione, per cui quando ci viene in studio un anziano, noi dobbiamo subito chiederci: ma questo anziano ha una demenza, ossia ha una malattia neurodegenerativa che porta tra i sintomi anche l'apatia, il calo dell'umore, il ritiro? O è un anziano depresso che quindi ha tutti quei sintomi cognitivi della depressione e ovviamente anche quei sintomi, quegli aspetti cognitivi legati ad un invecchiamento fisiologico? Questa nuovissima ricerca di Bilbrey et al. Del 2020, di cui poi vi parlerò anche della psicoterapia, in questa appunto piccola tabella ci dice proprio come in realtà la depressione appunto nell'ultima parte dell'arco di vita negli anziani è caratterizzato da un episodio chiaro di depressione maggiore. C'è un aspetto legato quasi a una autoriflessività maggiore da parte delle persone con depressione nel riconoscere la propria sintomatologia cognitiva. C'è un onset molto rapido dei sintomi depressivi a cui fa seguito l'aspetto legato alla cognizione, ok? Quindi come se io un po' abbandonandomi, abbassandomi il mio tono dell'umore, lentamente poi dopo c'è l'ingresso appunto dei sintomi cognitivi. E come se da un punto di vista motivazionale nei task, nei compiti appunto che io poi do nella valutazione, e come appunto se ci fosse poi tutto l'aspetto motivazionale di ritiro che io noto da un punto di vista appunto dell'anziano con depressione ma senza demenza. Al contrario invece qui cita la demenza di Alzheimer, ma in realtà la depressione, il ritiro e l'apatia la troviamo in quasi ogni forma di demenza. Nella demenza di Alzheimer però noi troviamo sintomi depressivi meno severi, così come anche abbiamo un graduale e progressivo cognitive impairment, cioè deterioramento cognitivo in aggiunta ai sintomi depressivi. E poi abbiamo soprattutto nelle demenze, appunto come la demenza di Alzheimer, ma la demenza vascolare frontotemporale, abbiamo anche tutta una serie di domini cognitivi che noi notiamo.
E quindi, come dire, anche qui nel passato si utilizzava questo termine un po' adesso che non si usa più, cioè pseudodemenza, proprio per annotare come nel paziente demenso noi andiamo a notare come clinici tutta una serie di distinzioni, di sintomi cognitivi, però che ci fanno pensare ad una demenza, ma non si parla di demenza. E poi c'è anche, bisogna anche sottolineare come in realtà gli anziani con demenza, gli anziani senza demenza, quindi con sola depressione, solitamente ha terapie farmacologiche, in aggiunta appunto ad interventi di psicosociali e psicoterapia, reagiscono bene, quindi noi notiamo comunque una diminuzione di questi sintomi, cosa ovviamente contraria invece agli anziani invece con un quadro di deterioramento cognitivo. Quindi la depressione nell'anziano, che cosa accade però? Che molte volte è raro che in realtà i pazienti anziani vengano dallo psicoterapeuta in assenza di una patologia molto forte ed organicistica. Questo perché? Perché nella nostra società si è strutturato nel corso del tempo uno stereotipo appunto chiamato, che viene chiamato in letteratura ageism, ossia è come se la tristezza, il ritiro motivazionale, non viene letto da parte dei familiari, della persona stessa, della società, come molte volte, non voglio generalizzare, però per dire che questo fenomeno è presente, non viene visto come qualcosa di clinico di cui preoccuparsi, da attenzionare, di cui chiedere aiuto, ma viene vista quasi come se fosse una risposta normale alla vecchiaia. E questa sottodiagnosi, sottoattenzione, sottointervento porta a frequenti ricadute e cronicizzazioni. Soprattutto questo se la persona ha sofferto di depressione anche quando era più giovane, ha grande disabilità, nel senso che io poi piano piano questi anziani vanno incontro ad un ritiro sociale, cioè iniziano lentamente a non fare più le cose, ad aggravare le malattie somatiche, che sappiamo benissimo come l'umore in generale, il nostro funzionamento psichico influenzi la risposta alle terapie, ai trattamenti. Pensiamo ad esempio a un anziano che cade e rompe il femore, anche rispetto a tutta la riabilitazione che viene fatta, se c'è un disturbo clinico non trattato, sarà un anziano molto meno collaborativo nella riabilitazione fisioterapica. E poi anche, cosa che se ne parla poco, ad alto rischio suicidario. Questo perché? Perché la depressione nell'anziano non porta a un rischio suicidario sempre simile a quello che troviamo nei giovani, ossia persone che deliberatamente in un momento tramite un atto impulsivo decidono di togliersi la vita, ma sono anziani che iniziano ad alimentarsi poco. Iniziano quasi ad abbandonarsi, iniziano a non prendere più i farmaci, iniziano a non andare più ai controlli medici. Quindi c'è, come dire, un aspetto della suicidarietà molto più sfumata rispetto a quello che troviamo invece nelle persone più giovani. Quindi, che cosa dobbiamo andare a fare quando viene un anziano e abbiamo appunto, dobbiamo trattarlo come psicoterapeuti e come psicologi clinici? Allora, indipendentemente dalla motivazione che porta quell'anziano da noi, cioè indipendentemente dall'idea che la persona ha, che il medico di base che ce lo invia ha, che il familiare ha, quindi se sia un problema di demenza, se sia un problema motivazionale, se sia un problema di depressione, un problema di ansia, essendo l'invecchiamento un fenomeno multidirezionale, noi abbiamo il compito di fare come clinici, e quindi nel caso appunto tra voi ci siano invece dei familiari preoccupati per un proprio anziano, nel caso di familiari, chiedere una valutazione multidimensionale dell'anziano. Quindi una valutazione che parta dal tono dell'umore, quindi che vada a valutare cioè la presenza di segni e sintomi di ansia, di depressione. Vi ho riportato alcuni test, ma poi ogni clinico ne utilizza di propri. Io utilizzo spesso la GDS, le Cornell Scale for Depression in Dementia, le scale di Beck. Una valutazione di eventuali disturbi comportamentali. Ricordatevi che noi negli anziani, come vi dicevo prima, possiamo avere anche delle alterazioni di tipo psicotico. Quindi quello che si utilizza tantissimo anche nelle strutture neuropsychiatric inventory. Una valutazione del funzionamento cognitivo per capire come sta andando la memoria, l'attenzione e il linguaggio di quell'anziano, comparandoli a persone della sua stessa età. Quindi solitamente si utilizzano delle misure
di funzionamento globale come il MoCA test o come il Mini Mental State Examination, con dei test poi di approfondimento specifico per quell'abilità, e si va a valutare anche il funzionamento, cioè che cosa quell'anziano fa e fa da solo e che cosa invece ha bisogno che venga supportato tramite delle schede come le ADL o le ADL. E poi il clinico ha gli occhiali e quindi osserva quell'anziano di fronte a sé, fa un colloquio con il paziente, anche col paziente con demenza, e poi fa un colloquio con i familiari e va a valutare il carico assistenziale. Qui vi ho riportato un test a cui io sono molto affezionata, che è il Caregiver Burden Inventory, che è un test che va a misurare proprio quello che è il carico da parte del caregiver, perché negli anziani anche chi fa una psico e chi è uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale deve ricordarsi che ovviamente deve valutare, deve lavorare sulle risorse di quel paziente e quindi anche sulle risorse di rete della famiglia. Quindi se si nota che quell'anziano inizia ad essere appunto una persona che appunto deve essere aiutata e supportata, possiamo proporre anche tutta una serie di questionari anche ai propri familiari e quindi valutare anche se c'è un problema di carico eccessivo per i familiari nella cura e nella gestione di quell'anziano. Qui io ripeto, vi ho riportato il caregiver, ma mi pare ci sia anche un test di Zen, ne sono tantissimi in letteratura, però questo è molto completo e molto ben spendibile nel contesto dell'invecchiamento. Quindi prima di proporre qualunque forma di intervento va fatta una valutazione multidirezionale con strumenti di questo genere. A quel punto, una volta restituiti alla famiglia e all'anziano una valutazione, come posso intervenire? Posso proporre un intervento di supporto familiare, se c'è un problema di stress del caregiver, se c'è un problema di gestione di quell'anziano. Posso andare a proporre se c'è un problema cognitivo o in generale se quell'anziano si è un po', sta perdendo un po' la motivazione rispetto all'efficacia delle proprie funzioni cognitive, o se ho fatto io una diagnosi di demenza. Quindi posso proporre stimolazione e potenziamento cognitivo di cui abbiamo parlato nel primo webinar. Posso andare a proporre tramite un intervento di rete, in questi mesi di Covid è molto complicato, comunque delle modalità di socializzazione e dell'incremento delle risorse di rete, e posso andare a proporre una psicoterapia. In modo molto innovativo, le ricerche appunto recenti ci dicono che mentre Freud e in generale gli psicologi clinici, diciamo, di vecchia data riportavano che in realtà fosse abbastanza inutile fare psicoterapia con gli anziani, qui abbiamo tutta una serie invece di ricerche che ci dice che la psicoterapia sia molto efficace nel trattamento della depressione in età avanzata, anche in presenza di patologie mediche molto invalidanti come il morbo di Parkinson, come il deterioramento cognitivo, come nelle malattie ostruttive polmonari, come nell'insufficienza cardiaca. E sempre le ricerche, comparando, questa è una review del 2014 di Couper, ci dice appunto che tra i diversi tipi di psicoterapie, la terapia cognitivo-comportamentale e quella basata sul problem solving risultano essere dei trattamenti efficaci. La CBT deve essere proposta agli anziani così come la facciamo con i più giovani, ossia assolutamente come un trattamento collaborativo, strutturato, finalizzato a portare un cambiamento qualitativo, quindi di benessere, nelle loro vite. Qui c'è in uno studio appunto di Ledu del 2004, ci riporta appunto come, che cosa dobbiamo tenere di conto quando decidiamo di fare psicoterapia con un anziano. La parte centrale di questo schema di funzionamento riporta quelli che sono gli elementi essenziali che qualunque appunto schema e terapeuta CBT utilizza nella propria psicoterapia, quindi quelle che sono state le esperienze di apprendimento, i core beliefs, le credenze centrali, le credenze intermedie, le strategie che utilizza il paziente, gli aspetti cognitivi, affettivi, comportamentali e psicologici. E attorno però dobbiamo mettere elementi aggiuntivi rispetto alla psicoterapia CBT che noi utilizziamo con le altre fasce d'età. Dobbiamo infatti andarci a mettere quelli che sono i collegamenti intergenerazionali, ok? Quindi come quell'anziano è collegato con le persone più giovani, in particolar modo con la famiglia, il contesto
socioculturale. Dov'è che vive quell'anziano? Che lavoro ha fatto per tutta la vita? Ha mai letto? Non ha mai letto? Ha avuto delle passioni? La salute fisica. Cioè, come sta quell'anziano? Che cosa può fare? Che cosa non può fare? Perché è tanto spaventato dall'avere un infarto? Ce n'ha avuto? Ha sofferto di patologie nel corso della vita? Ha familiarità per patologie perché magari gli è morto il fratello di neoplasia un anno prima? Qual è l'investimento nei cambiamenti di ruolo? Quello che vi dicevo prima con la pensione. Come si trova quell'anziano, magari quel giovane anziano, che magari sono 2 anni che i figli si sono trasferiti per lavoro in America e lui è solo qui in Italia? Oppure come si è riorganizzato in seguito al proprio pensionamento? Ok? E poi le core beliefs, questo è un aspetto a cui noi giovani terapeuti dobbiamo fare tanto attenzione e fa riferimento proprio a quelle credenze specifiche per quella corte, ossia per quella determinata classe di popolazione nata e cresciuta in un contesto storico che ha ricevuto probabilmente un'educazione differente alla nostra. Quindi tutto quell'insieme di aspetti anche morali, etici, comportamentali, che possono essere molto differenti da noi perché appartengono a una corte. La corte fa riferimento in statistica ai nati in un determinato periodo, ok? Quindi perché fa parte di una corte differente dalla nostra. Quindi assolutamente quando facciamo psicoterapia dobbiamo considerare questi aspetti. Quell'articolo nuovo che appunto vi dicevo nel 2020 di Bilbray ci dice quindi, come vi ho detto, che nelle raccomandazioni della psicoterapia nella depressione e nell'invecchiamento, quindi una valutazione neuropsicologica, assolutamente tramite test che il clinico ritiene, una valutazione della gravità sintomatologica, della comorbilità e, importantissimo, dell'ideazione suicidaria, una valutazione dello stato fisico e delle limitazioni funzionali, quindi che cosa può fare, che cosa non può fare quell'anziano, prende dei trattamenti farmacologici, l'anamnesi medica, l'accertamento del supporto sociale, delle emozioni esperite, delle strategie di coping, anche degli stressor che ha avuto quella persona nel corso della propria vita, dell'uso di sostanze, della presenza di quei famosi ruoli di responsabilità che ora non si trova più a avere. La possibilità di avere un setting molto più flessibile, ad esempio andando a fare una terapia di tipo domiciliare, cioè andando noi nella casa dell'anziano, oppure nelle case di riposo, nelle strutture, oppure un intervento strutturato uguale per obiettivi con un'agenda della seduta. Questo articolo appunto ci riporta come anche con gli anziani noi dobbiamo avere, se utilizziamo un metodo come quello della CBT, una terapia come la CBT, un stesso intervento strutturato per obiettivi e con un'agenda della seduta. Che cosa possiamo fare concretamente nel caso appunto di una psicoterapia nella depressione? Possiamo quindi prendere tutta la nostra cassetta degli attrezzi come terapeuti cognitivo-comportamentali, andando ad utilizzare l'ABC, la ristrutturazione cognitiva, il disputing, andando ad utilizzare un intervento ottimo per la depressione, la riattivazione comportamentale. Quindi qui vedete vi è uno schema dove io vado a scrivere, ok, allora decidiamo, visto che andiamo un po' a sollecitare la sua motivazione, il lavoro sulla rete, che cosa lei può fare questa settimana. Stabiliamo insieme quali sono quelle attività piacevoli, attivanti, proprio perché noi in realtà andando a mobilitare la persona sul piano comportamentale, le andiamo quindi a dare tutta una serie di risorse che poi influenzano positivamente il proprio tono dell'umore. Una tecnica che in realtà non avevo mai pensato e che ho imparato leggendo appunto questa ricerca, è in realtà una tecnica che si chiama appunto, che fa parte delle life skill approach, che è la tecnica della linea del tempo. Cioè quando i nostri anziani vengono da noi e ci dicono non ce la faccio più, sento di non avere risorse, non riesco a fronteggiare quest'altra cosa che mi è successa, che è successo a mia figlia, noi possiamo farle una sorta di linea del tempo rispetto alla propria vita, andando a sollecitare quindi quelle modalità di coping che in quel momento il nostro paziente non vede, non sta vedendo che lui ha e che possiede, ma sollecitandoli, appunto riconducendolo a quello che sono state invece sfide, situazioni di difficoltà che lui è riuscito a fronteggiare nel corso della propria vita.
Quindi, e poi c'è tutta la serie davvero di cassetta degli attrezzi della psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che assolutamente in un'ottica di attivazione e di cura noi possiamo utilizzare anche con gli anziani. Cosa importante, sappiamo che le linee guida NICE nella depressione appunto ci sottolineano come nella depressione moderata grave sia importante l'utilizzo anche di eventuali psicofarmaci, ad esempio la sertralina è un farmaco, uno psicofarmaco antidepressivo che funziona benissimo con gli anziani, quindi se riteniamo o comunque se pensiamo sia una nostra good practice, possiamo poi inviare il nostro anziano in consulenza psichiatrica. Questa è la bibliografia di riferimento, quindi dei dati che vi ho riportato, e quindi ho terminato la mia presentazione e posso appunto ascoltare le vostre domande. Vi lascio la bibliografia, questa era una piccola frase che mi piaceva condividere con voi, però vi lascio la bibliografia così qualcuno può appuntarsi qualche articolo se è interessato. Allora, intanto ho preso le domande e quindi ti dico le richieste. Cristina Cocco e Daniele Nostromo, chissà, hanno chiesto se la registrazione, se si può sentire le registrazioni precedenti e se possono avere le slide. Rispetto alle registrazioni, penso che se loro scrivono un messaggio a studi cognitivi, probabilmente le si potranno riascoltare perché c'è una registrazione in corso, quindi suppongo che si possano ascoltare. Rispetto alle slide, tu che sei la docente, ci rispondi. Ok. Allora, sì, rispetto alle registrazioni, anche perché non sono registrazioni poi che non possediamo noi, io penso che possano avanzare, ecco, entrambe le richieste a studi cognitivi, da un punto di vista mio appunto non c'è possibilità insomma di condividere con loro, non ho problemi, quindi se chiedono a studi cognitivi appunto poi dopo io posso girar loro le slide e i contenuti senza alcun problema. Ok, quindi facciamo scrivere una mail sia per le slide che per le registrazioni. E conviene fare in okay, questo poi modo. C'è chi... poi... Uh-huh. E poi c'è chi ti fa i complimenti perché sei brava, e in particolare Lisa Bortolotto dice complimenti dottoressa per la presentazione. Grazie. E anche Cristina Cocco dice bravissima, non so, c'è questa cosa, ma poi c'era Antonio Dones che a un certo punto ha chiesto, però penso che la risposta l'abbia avuta, però te la pongo la domanda: quali sono i sintomi normali e invece quali sono i sintomi patologici? Come si riconosce? In relazione a quale? La paracognitiva? Ok, allora. È importante allora partire da questo. Io appunto ho detto di fare una valutazione neurocognitiva, perché quando noi somministriamo dei test ai nostri pazienti abbiamo delle tabelle, dei numeri di riferimento, ossia quando un paziente, mettiamo ad esempio il Mini Mental State Examination che è un test, no? Abbiamo un punteggio, quel punteggio di per sé da solo non ci dice se le funzioni cognitive di quell'anziano sono sane, sono in un certo senso deteriorate eccessivamente, ma noi dobbiamo andarlo a comparare con tutta quella serie di numeri e di dati che noi troviamo nelle tabelle di taratura di riferimento per quell'anziano. Quindi noi andiamo a comparare il funzionamento, ad esempio, della memoria di lavoro del signor Francesco che viene in studio con noi, con gli anziani della sua età, con la sua scolarità nel territorio italiano. E andiamo a vedere se quella misura è in un certo senso rientra in quei dati normativi, cioè ci dice quell'anziano che la sua memoria non è più forte come quando era tanto più giovane, ma in realtà è nella norma rispetto alla propria età, alla propria scolarità, cioè simile alla memoria di lavoro degli anziani come lui, oppure se invece quel dato ci dice guarda che qua c'è qualcosa che inizia un po' a deragliare da un punto di vista di una sfera clinica. Questo per quanto riguarda in generale le funzioni cognitive. Per quanto riguarda invece i sintomi legati all'umore, sicuramente dobbiamo vedere come quella persona funzionava precedentemente.
Quindi dalla raccolta dei dati anamnestici, dal racconto con i familiari, cioè c'è stato un momento prima e dopo, ok? E poi sicuramente andare a vedere se c'è tutti quei sintomi legati appunto alla perdita dell'appetito, perdita del sonno, che sono iniziati a diventare un po' più ingravescenti, che hanno portato un ritiro. Dove noi notiamo un cambiamento significativo, probabilmente lì c'è qualcosa da attenzionare in misura appunto clinica. Ancora domande, ce ne sono diverse. Una di queste ce la fa Marianna 40 e dice: cosa potrebbe fare un familiare nel suo piccolo nei confronti di un anziano con patologia ansiosa, depressiva, oppure con sintomi ipocondriaci? Miracoli. Ok, allora sicuramente dove si nota che c'è qualcosa da Breve di la risposta perché ce ne sono altre. sì, allora sicuramente si può rivolgere a un clinico, ok? Quindi si può rivolgere a chi fa questo lavoro di professione. Sicuramente, ecco, il clinico poi deciderà come meglio comportarsi, se inviare verso un accertamento anche spesso neurologico, un accertamento di tipo psichiatrico, e se il clinico, un bravo clinico, farà un pezzetto di psicoeducazione rispetto a delle buone misure per favorire appunto la gestione di quella persona, anche con i familiari. Quindi, oltre all'intervento di psicoterapia individuale, di cui oggi abbiamo parlato di CBT, anche un piccolo intervento psicoeducativo e di supporto ai familiari. Ok, riguardo alla ruminazione tipica del processo depressivo, chiede Valentina Sturm, tipica del processo come è possibile arginare i danni da essa provocati? Quando dice danni fa riferimento da un punto di vista cognitivo, immagino. Valentina, spiegati un pochino meglio. Allora, intanto che lei ci spiega, ti chiedo. Ok. No, io sono una neoabilitata, la dottoressa Alice Abruzzese, alla professione e in attesa di ultimare l'iscrizione all'albo, chiedevo se dovesse capitarmi un anziano che abbia solo un abbassamento dell'umore senza configurarsi un disturbo depressivo, come posso intervenire? In realtà Allora, lei, se non è iscritta all'albo, dovrebbe non si può stare, intervenire. non potrebbe Allora, intervenire. bisogna aspettare l'iscrizione all'albo con l'abilitazione, quindi con la possibilità, ecco, una volta iscritta. Sì, è Benissimo. vero. Allora, se non si è psicoterapeuti, non si può fare psicoterapia. Quindi possono essere però sollecitati degli interventi di supporto, non di psicoterapia, ok? Quindi di attivazione di rete, di promozione della socialità, interventi di stimolazione e potenziamento cognitivo, quali ad esempio quelli di gruppo, che, di cui abbiamo parlato ampiamente il 30 novembre, in cui oltre ad andare a lavorare sugli aspetti legati alle abilità, quindi alla memoria, all'attenzione, a potenziare le funzioni cognitive, andiamo a promuovere anche una socializzazione tra le persone, quindi una sollecitazione degli aspetti motivazionali e del tono dell'umore. Altra domanda, Tommaso chiede: è verosimile aspettarsi una riduzione del rischio della eziopatogenesi della depressione o riduzione della sintomatologia depressiva tramite un progetto di incontro tra bambini e anziani? Ok, quindi sull'intergenerazionalità. Allora, questa è una nuova tendenza. Purtroppo adesso col Covid si è bloccato, ma nel nord-est Italia ci sono degli asili nati in realtà all'interno di strutture per anziani che promuovono l'intergenerazionalità. Io sono poco generalista, nel senso che in linea di massima sì, perché sono degli interventi che promuovono e sollecitano sicuramente la motivazione e il tono dell'umore. Lì dove però c'è un disturbo specifico motivato da tutta una serie di alterazioni di eventi familiari della storia personale, io penso che bisogna intervenire da un punto di vista individuale. Quindi questi interventi di intergenerazionalità rientrano un po' in quelli che io vi ho presentato come interventi sulle risorse, interventi sulla rete, ma se c'è un problema di evidenza clinica, va trattato in questo modo. Certo, sicuramente prendere parte a questi progetti può diventare una sorta di fattore di promozione, di fattore di promozione rispetto alla depressione. Perché c'era un proseguo della domanda. Se sì, chiedeva Tommaso,
Avrebbe suggerimenti sui tipi di attività che potrebbero fare i bambini insieme agli anziani? Sicuramente tutta l'attività ludica o il racconto di storie, o anche c'è un tipo di intervento che viene fatto in realtà già con persone con demenza, che è quello legato allo storybook, ossia alla ricostruzione di libri di storie legati alla vita delle persone. Quindi sicuramente tutte quelle attività che promuovono un legame intergenerazionale, quindi tramite l'utilizzo, non so, di fotografie, l'utilizzo di materiale oppure i giochi che gli anziani facevano da bambini, insegnarli ai bambini appunto con cui hanno a che fare. Però certo, sicuramente sono interventi molto generali, quindi di promozione delle risorse, ma non sono evidence-based e quindi non possiamo considerarli come degli interventi di trattamento per una patologia clinica. Ok, allora ha in sospeso la domanda di Valentina che non ha aggiunto, però riguardo la ruminazione tipica del processo depressivo, com'è possibile arginare i danni da essa provocati? Allora, sicuramente le modalità che vengono utilizzate poi dopo sulla ruminazione, se si è, io sono una terapeuta CBT, quindi vi rispondo, come dire, con gli strumenti e le strategie proprie del mio orientamento, sono assolutamente molto simili rispetto a quelle che noi andiamo a utilizzare, ecco, per la ruminazione nelle persone più giovani, quindi ad esempio la dilazione del corso del tempo, l'utilizzo di strategie e attività di tipo alternativo. Ovviamente se noi abbiamo un anziano che rumina tantissimo, quindi ci rendiamo conto che quello è un sintomo molto esasperato poi nella sua quotidianità di vita, oltre a promuovere delle strategie di riduzione, dobbiamo dargli delle alternative funzionali, quindi andarli a fornire delle attività e delle strategie utili che vanno a lavorare magari su quell'emozione disfunzionale da cui origina poi la ruminazione, che è appunto poi un coping, una strategia di gestione di quell'emozione o di quel vissuto psicologico sicuramente di tipo negativo. Roberta, non ci sono altre domande, ma se vuoi dire due parole per concludere, poi passiamo dall'altra. C'è sempre chi ti fa i complimenti qui, non so perché. Elisa dice Ottolini che sei bravissima, aspetta qua che devo riprendere. Presentazione molto interessante, dice Claudia. Grazie, molto interessante, bravissima Daniela, complimenti Sonia Rossi, insomma un sacco di complimenti. Grazie. Roberta, nonostante che essa è domenica pomeriggio. Dopo un bel calice di Montepulciano, anzi due Clarice, al termine della presentazione. Allora ecco qua. È molto interessante, insomma, ecco, allora va bene se vuoi dire concludere questa cosa. E abbiamo intenzione di fare altri seminari, visto il successo? Hai voglia? Sì, assolutamente. Continuiamo. Che cosa lo farà il prossimo? Allora, sicuramente penso che ci sarebbe corretto farlo sulle demenze a questo punto, quindi sull'invecchiamento patologico legato ad aspetti neurocognitivi, dato che il primo l'abbiamo fatto un po' di introduzione sull'invecchiamento sano, sul potenziamento cognitivo, quindi negli anziani sani, questo sulla depressione, quindi magari lo promuoviamo rispetto alla demenza e agli interventi appunto possibili nel caso della demenza e dei disturbi neurocognitivi. Ok, allora con questa anticipazione possiamo chiudere il seminario e ringraziarvi molto di essere state con noi in questo pomeriggio freddo e piovoso. Grazie davvero a tutti. Ecco, per chi ha poi curiosità oppure ha necessità di delle slide o dei materiali, come abbiamo detto prima, potete scrivere a Studi Cognitivi. Io ho un profilo come autrice su State of Mind, dove se siete appunto, se avete voglia, appunto interessati, potete leggere degli articoli anche dell'invecchiamento mio e di tanti altri colleghi. Lì trovate anche i miei riferimenti personali in caso di necessità. Quindi metto in chat, Clarice, il link di presentazione della scuola, così se qualcuno vuole seguirci. Sì.
bene con noi. Speriamo di là comunque adesso. Grazie a tutti e arrivederci, io vado. Ok, Clarice. Bene, allora chiudo io. Ci troviamo di là tra poco. Sì. Ok. In chat vi ho inserito appunto il link per partecipare alla presentazione della scuola. La scuola appunto è Studi Cognitivi per la sede di San Benedetto del Tronto, dove io sono codidatta, quindi oltre che psicologa clinica, quindi per chi di voi è interessata alla scuola di psicoterapia possiamo trovarci di là. Vi ringrazio a tutti per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione e ci troviamo allora a questo punto, ci diamo appuntamento al prossimo webinar. Buona serata e buon 2021 a tutti.